due settimane con al centro il mondo agricolo. Si è partiti nel fine settimana con Fanogeo al Codma di Rosciano, taglio del nastro sabato mattina alle ore 11 dopo che 400 e oltre bambini delle scuole primarie fanesi hanno fatto esperienza diretta nell'area didattica con gli animali presenti e la natura. Purtroppo la festa è stata guastata dal tempo cattivo, vanificati così tutti gli sforzi della Proloco che aveva coinvolto le giacche verdi con i cavalli e non ha potuto portare i maialini per farli ammirare dai piccini che invece sono stati attirati nell'area didattica dai rapaci con le poiane ed i gufi, complice anche il film sul maghetto Harry Potter e i cuccioli di Alaskan Malamute di Del Biagio, premiate nella giornata di apertura con il premio Cerere le aziende agricole Terre di Giove, Bella Luce e Flaminia Montefeltro. Volevamo dare una bella immagine del territorio e quindi della nostra agricoltura. Nella giornata di ieri il sole l'ha portato in bambini, anche se c'era un po' d'acqua, con i 440 che erano presenti per la didattica e hanno fatto veramente una bellissima didattica. E oggi gente, visto che è venuto un po' di sole, che apprezzano le aree tematiche del Bianchello, quest'area tematica palustre che è stupenda, fatta dalla Federcaccia che richiama la natura, le aree tematiche diverse che abbiamo preparato per loro, il biologico, i rapaci, i cavalli e quanto altro. Quindi direi una manifestazione riuscita bene che vogliamo rilanciare comunque anche per i prossimi anni. Domenica si è partiti alle ore 9 con l'arrivo dei rombanti motori degli appassionati di auto d'epoca di Motori al Mare che hanno fatto la pariglia con i mezzi agricola d'epoca anch'essi. Un giro nel nostro entroterra è stato possibile grazie alla staffetta del Bianchello di Sara Bracci, che mette in contatto tutte le aziende che producono questa eccellenza enologica, ma ad accogliere i visitatori domenicali anche gli 80 espositori e lo spazio bio di Coldiretti, CIA, Confagricoltura e non, con i loro prodotti in bella mostra. Si riparte domani 27 aprile sul terreno coltivato della cooperativa Falcineto per un Cereal Tour Cingenta e poi fine settimana con la 36esima festa della mietitura al Falcineto Park.